Sempre mezzogiorno, la conduttrice torna a parlare della sua malattia. Antonella Clerici è tornata a parlare della sua malattia in una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Oggi. E in questa occasione ha spiegato nel dettaglio cosa ha avuto. Mi hanno spiegato una cosa che non sapevo. L'esame istologico ha accertato che avevo un tumore benigno, ma avrebbe potuto trasformarsi velocemente in maligno. Successivamente la conduttrice dell'Ammiraglia Rai ha confessato che questo tipo di tumori si chiamano borderline. Quest'ultima ha poi tenuto a dire di essere molto scrupolosa nei controlli periodici a causa di quello che è successo a sua madre molti anni fa. E, morta in 3 mesi per un melanoma quando aveva soltanto 55 anni. Antonella Clerici ha rivelato che i suoi affetti più cari si sono molto preoccupati. Successivamente la conduttrice di E! Sempre Mezzogiorno, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Oggi, non ha fatto mistero che sia sua sorella Cristina che il suo compagno Vittorio Garrone si sono molto preoccupati nel momento in cui ha saputo di doversi operare di urgenza per togliere questa cista ovarica. Per mia sorella Cristina è stato un vero e proprio shock, mentre per Vittorio non è stato facile. Oltre alla preoccupazione, lui, come molti uomini, ha un'avversione per gli ospedali e le malattie, ma è riuscito a starmi vicino. La presentatrice di Rai 1, la quale è stata molto colpita dalla morte dello speaker radiofonico Massimo Cotto all'età di 62 anni, ha comunque confidato che Vittorio ha sofferto tanto per questa situazione, anche se è stato bravo a non farlo vedere. Sapevo di avere un uomo speciale al mio fianco, questa prova è stata un'altra conferma. La presentatrice ha rivelato il motivo per cui ha deciso di rendere pubblica la sua malattia. La giornalista del periodico Oggi ha poi chiesto a Antonella Clerici perché ha deciso di rendere pubblica la sua malattia e di conseguenza l'intervento. E la conduttrice di E! Sempre Mezzogiorno ha confessato che con il suo pubblico non ha mai avuto segreti di nessun tipo, ritenendo quindi giusto parlare anche di questo. Sono cresciuta assieme al mio pubblico e che mi vuole bene sa tutto di me, visto che ho sempre condiviso la verità. Quando ero a dieta portavo in studio la bilancia e mi pesavo davanti alle telecamere e quando sono stata tradita l'ho raccontato. Il volto di Rai 1 ha poi confessato di credere che un personaggio pubblico debba dire tutto e non solo quello che più gli fa comodo.